Oggi parliamo di disarmo da coltello, di nuovo. Lo facciamo perché voglio darti la misura di quanto questo aspetto sia marginale nel panorama della difesa personale e allo stesso tempo perché viene trattato costantemente. Si può fare o non si può fare il disarmo da coltello? Cerca su YouTube e guarda quanti ne trovi e poi ti fai una tua idea. Si può fare? Sì. È probabile farlo? Non proprio. Il secondo punto importante è capire se ha senso fare un disarmo da coltello. Generalmente per la difesa personale non ha senso. È pericoloso, è rischioso e una volta che ti trovi col coltello in mano dopo aver pestato la persona magari per ottenerlo, come spiega a un eventuale testimone arrivato sul momento che era lui il cattivo? Ma a prescindere da questo, ci sono delle situazioni in cui magari vuoi risolvere il problema senza necessariamente fare dei danni enormi e puoi permettertelo. Per esempio, devi prendere un'arma a un ragazzino o un bambino che potrebbe farsi male o ferire altri, oppure una persona estremamente anziana. Più tutta una serie di casistiche in cui semplicemente non puoi allontanarti. Quindi, venendo all'esempio, puoi immaginare il disarmo da coltello come un vero e proprio lusso, al pari di mangiare in un ristorante famoso e molto costoso. Puoi decidere di farlo per vari motivi, perché sicuramente te lo puoi permettere, perché magari vuoi conquistare una bella ragazza o fare una bella figura. Qualsiasi motivo, se per te ha senso, ha senso. E quindi se per te va bene, va bene. Ma ricorda una cosa, a concedersi lussi tutti i giorni, prima o poi si resta in mutande.